Chiunque abbia mai partorito sa bene che non è una passeggiata nel parco. Alcune donne subiscono dei cambiamenti irreversibili nel corpo e altre ancora affrontano delle gravidanze particolari dall'inizio alla fine. Tra queste c'è anche Maria Nordo Jorstad. Dopo aver condiviso le sue foto col pancione su Instagram, la sua storia ha fatto il giro del mondo e ha raccolto centinaia di commenti sul suo aspetto fisico inusuale. Maria Jorstad e suo marito avevano già un figlio, ma volevano regalargli un fratellino o una sorellina. Non potevano immaginare che il destino aveva in serbo una sorpresa inaspettata. Alla 22esima settimana di gravidanza, il pancione di Maria ha cominciato a gonfiarsi, ma in un modo completamente diverso dalla volta precedente. Era una forma strana che valeva la pena di condividere col mondo intero. Quindi Maria ha usato un mezzo di comunicazione istantaneo che sapeva avrebbe raccolto molti commenti: Instagram. All'inizio gli utenti del web scrivevano offese e battute di cattivo gusto, ma col tempo le risposte hanno assunto un tono positivo e sono riuscite anche ad ispirare altre donne incinte. Nel corso delle settimane il suo pancione era sempre più gonfio e sodo, ma fino a quel momento non era riuscita a spiegarsi perché. La risposta è arrivata durante un'altra ecografia di controllo, quando il medico ha rivelato che Maria non aspettava un bambino, ma tre gemelli. Ecco spiegata la forma pronunciata del suo pancione. Dopo aver messo al mondo i tre figli, Maria ha continuato a condividere sui social le foto del suo corpo postparto. Dopo la prima gravidanza, il gonfiore si era riassorbito in poco tempo, ma in quell'occasione la sua pelle era stata stirata oltre misura. Tante persone hanno applaudito il suo coraggio di mostrarsi e molte donne hanno trovato grazie a lei la forza di amare il proprio corpo nonostante i cambiamenti. Nel caso di Cherie Psyla, i cambiamenti sono stati ancora più evidenti. Secondo i medici, lei stessa non sarebbe dovuta sopravvivere al parto, ma ribaltando ancora una volta i loro pronostici con la sua forza, Cherie ha persino completato con successo una gravidanza. È nata con una condizione chiamata artogriposi multipla congenita, che comporta la scarsa quantità di tessuti nei quattro arti principali. Quando i dottori hanno rilevato la sua condizione dalle ecografie all'epoca, non hanno indorato la pillola a sua madre e le hanno consigliato di interrompere la gravidanza. Sua madre però si era rifiutata di rinunciare alla sua bambina. Cherie, infatti, era venuta al mondo strillando come un'aquila. La sua vita non è stata certo semplice. Per alleviare i sintomi della malattia, ha dovuto affrontare 20 interventi chirurgici vani, che hanno richiesto addirittura il trapianto di alcuni muscoli nelle braccia e nelle gambe, ma non hanno avuto successo. I medici hanno quindi suggerito alla madre di confinarla su una sedia a rotelle. Ancora una volta Cherie ha sorpreso tutti quanti e, dati gli ultimi sviluppi, sembra che non abbia mai smesso di farlo. Cherie ha iniziato a camminare a 5 anni, ha frequentato una scuola per bambini normali e si è persino diplomata con l'aiuto di alcuni insegnanti di sostegno. Durante il periodo presso una scuola di supporto ha conosciuto Chris, che comprendeva appieno le sue difficoltà perché lui stesso soffriva di una condizione fisica ereditaria che gli impediva di stiracchiare la schiena e di conseguenza di stare in piedi, piegarsi e sollevare carichi. Chris e Cherie si sono innamorati e sposati nel 2015. Per molte persone un matrimonio non è completo senza figli e nonostante gli avvertimenti contrari dei dottori, Cherie voleva provare ad allargare la famiglia. Secondo i medici, il suo corpo minuto non sarebbe stato in grado di sopportare una gravidanza, dato che aveva le stesse fattezze di una bambina prepubescente. Nonostante i rischi, Chris e Cherie hanno iniziato a provare. Per i primi mesi hanno trovato grosse difficoltà e la prima gravidanza si è conclusa con un aborto spontaneo. Non era passato nemmeno un anno dal matrimonio quando Cherie è rimasta nuovamente incinta. Adesso che aveva dimostrato ai medici di poter dare inizio ad una gravidanza, restava da capire se sarebbe riuscita anche a portarla a termine. Il bambino che portava in grembo poteva diventare troppo grande per lei nel giro di pochi mesi e se fosse successo, una circostanza simile avrebbe significato grossi rischi per entrambi. Per fortuna la gravidanza è stata liscia come l'olio, se si escludono ovviamente i problemi di mobilità causati dalla sua condizione ed esacerbati dal pancione sempre più gonfio. Con Chris al suo fianco, però, Cherie non aveva paura di niente. Suo figlio ha scelto di venire al mondo dopo 8 mesi di gravidanza, nel febbraio 2016.
Il bimbo miracolo, come lo hanno soprannominato i medici, è nato tramite parto cesareo, pesava 2,5 kg e, sorprendentemente, non mostrava alcun tipo di disabilità, al contrario dei genitori. Cambiare il pannolino è un'impresa ardua perché il movimento richiesto per sollevargli le gambette è troppo duro per lei. Ciò nonostante, Cherie non tornerebbe mai indietro e continua ad ispirare il mondo intero con il suo ottimismo. I casi di queste due donne si sono dimostrati inusuali, ma fortunati, mentre Ashley Culp ricorderà per sempre la sua gravidanza con un sentimento dolce e amaro. Fino alla 29esima settimana era andato tutto liscio, ma poi è successo qualcosa di imprevedibile. Appena 2 mesi prima del termine della gravidanza, Ashley ha cominciato ad avvertire dei dolori addominali lancinanti e ha sofferto un sanguinamento tanto inspiegabile quanto preoccupante. Per proteggere il bambino in arrivo, si è fatta subito visitare in ospedale. Ashley aveva un cancro alla cervice e una massa fungina di 3 cm all'ingresso dell'utero. Una biopsia ha rivelato che si trattava di carcinoma neuroendocrino, un raro sottotipo di cancro alla cervice, con una prognosi tutt'altro che ottimista. Ma i problemi non finivano lì. Una risonanza magnetica ha individuato infatti una seconda massa che cresceva sull'ovaio destro di Ashley, che i medici hanno interpretato come un cancro metastatico. Quando un tumore si interseca con una gravidanza, si viene a creare un grave dilemma per le future madri e i loro medici curanti, che sono costretti a proporre una scelta molto ardua. Nel caso di Ashley c'erano 3 opzioni: procedere nella gravidanza senza interferire con il cancro, rischiando di peggiorare eccessivamente; tentare un ciclo di chemioterapia nelle settimane immediatamente successive, irrorando anche il nascituro di radiazioni, oppure terminare in anticipo la gravidanza con un parto cesareo e affrontare un'isterectomia, la rimozione totale dell'utero. Ashley e suo marito hanno optato per la terza ipotesi. Quando è arrivato il momento di procedere nel cesareo, ad Ashley sono stati somministrati degli steroidi per velocizzare lo sviluppo dei polmoni del nascituro. Con grande stupore dei medici, il piccolo Caden è venuto al mondo senza alcuna difficoltà e, dopo qualche settimana nell'incubatrice, è stato dimesso dall'ospedale. Anche Ashley se l'è cavata bene, nonostante la prognosi. Dopo il parto, infatti, ha dovuto trascorrere solo 4 settimane nel reparto di maternità ed è stato subito trasferito in oncologia. Prima di cominciare con la chemioterapia, i medici l'hanno sottoposta ad un'isterectomia totale, che le ha portato via la possibilità di avere altri figli, ma le ha restituito quella di veder crescere Caden. I dottori hanno iniziato subito un ciclo di radiazioni e chemioterapia combinate e dopo nemmeno un anno Ashley è stata finalmente dichiarata libera dal cancro. Dopo diversi anni di tentativi infruttuosi, Rebecca Roberts e suo marito hanno deciso di tentare con gli integratori per la fertilità. Rebecca è rimasta incinta quasi subito e alla 12esima ecografia ha scoperto una sorpresa incredibile. Ormai aveva 38 anni e temeva che non sarebbe più stata in grado di avere dei bambini. Il personale della clinica per la fertilità di Bath, in Inghilterra, le ha consigliato dei medicinali che hanno fatto subito il loro lavoro. Alla 7ª ecografia i dottori hanno confermato che aspettava un maschietto. Alla 10ª, Rebecca ha avuto la conferma che il piccolo Noah cresceva sano e forte. Alla 12ª visita, però, i medici le hanno riferito una notizia che l'ha lasciata a bocca aperta. Per la prima volta nell'utero si sentiva un secondo battito. Per quanto fosse assurdo da credere, Rebecca era rimasta incinta per la seconda volta mentre portava già in grembo suo figlio Noah. Si tratta di una condizione molto rara, conosciuta come superfetazione, un fenomeno durante il quale una seconda gravidanza si accoda alla prima già in corso. A causarlo sono 2 cellule uovo rilasciate e fecondate in momenti separati. I suoi gemelli non sono i classici fratelli concepiti nello stesso momento, ma 2 gemelli diversi che, secondo la matematica, sarebbero dovuti nascere a 3 settimane di distanza. I dottori però hanno specificato l'importanza di un parto unico per evitare la diffusione di infezioni nel grembo materno. Il parto cesareo ha portato alla nascita di un maschietto e un'altra femminuccia, Noah di 2,1 kg e Rosalie di 1,1 kg, nati a 2 minuti di distanza l'uno dall'altra. Il cordone ombelicale di Rosalie aveva smesso di funzionare correttamente poco prima del parto, costringendola a trascorrere 95 giorni nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale, mentre Noah è stato dimesso dopo sole 3 settimane. La piccola, però, era una guerriera nata ed è riuscita a raggiungere suo fratello in tempo per le feste di Natale.
Conoscete anche voi delle storie di gravidanze particolari? Raccontatecele nei commenti.